Ieri pomeriggio a Teramo si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei nuovi ingressi tra le fila di Forza Italia. Entrano nel partito di un soddisfatto Nazario Pagano, coordinatore regionale e presidente della prima commissione affari costituzionali di Montecitorio, Carlo Antonetti, consigliere comunale di Teramo e ex candidato sindaco, Daniele Palumbi, primo cittadino di Torricella Sicura, e Alessandro Casmirri, consigliere comunale di Martinsicuro. Stiamo facendo aderire tante persone che venivano anche da movimenti civici e che oggi, approfittando anche della nostra campagna di adesioni, ha finalmente trovato una casa. Oggi abbiamo con noi l'avvocato Carlo Antonetti che viene appunto dal civismo, è stato candidato sindaco qui nella città di Teramo, ma abbiamo accolto anche il sindaco di Torricella Sicura, quindi un piccolo comune qui intorno, e di un consigliere provinciale ma anche comunale di Martinsicuro. Tutto questo in una logica nella quale Forza Italia continua ad espandersi e continua, voglio dire, a cercare di essere sempre più rappresentativa di una fascia importante della popolazione abruzzese. Scelte che ovviamente verranno valutate in fase di candidatura non solo per le elezioni regionali ma per i tanti comuni che andranno al voto durante le amministrative. Certo, noi siamo ormai alla vigilia delle elezioni regionali, alcuni di questi esponenti politici potranno correre per noi alle prossime elezioni regionali e ha detto bene lei, non dimentichiamoci che nella prossima primavera ci saranno anche le elezioni amministrative insieme a quelle europee, motivo per cui ovviamente noi abbiamo una particolare attenzione anche verso le elezioni locali. Il nostro è un partito che deve essere rappresentato a tutti i livelli, da quelli comunali fino a quelli provinciali e regionali e ovviamente nazionali. Ma è una scelta innanzitutto di continuare un percorso politico, di creare i presupposti per allargare la base di partecipazione alla vita politica teramana e non solo, e di quindi dare forza a un progetto civico da me iniziato convintamente, ma che necessita a un certo punto di uno step di crescita e di partecipazione per avere un collegamento con enti sovraordinati quali la regione, quale il governo, e quindi per dare forza ai progetti che si realizzano. Quindi questo è il perché di far avvicinare giovani, a far avvicinare persone alla politica attiva, perché di questo abbiamo bisogno in una città soprattutto come Teramo, ma in genere in Italia. Quindi un messaggio che è in continuità con quello che ho cercato di dare quando mi sono candidato a sindaco, ma che oggi fa un passaggio ulteriore che dà forza a questo percorso politico e che mi auguro possa essere foriero di una forte crescita di questo partito.